Qualche storta sillaba è il titolo della mostra che il Comune di Cividale organizza per la città di Cividale e per la regione Friuli Venezia Giulia, ma per l'Italia tutta, e riguarda Guido Tavagnacco, 1920-1990. Una mostra che raccoglie 50 dei 120 quadri che sono stati consegnati dalla famiglia Tavagnacco alla Fondazione dei Claricini Dornpacher. La Fondazione dei Claricini Dornpacher è dunque la conservatrice di questa opera immensa, di questo importante autore della pittura italiana e friulana del Novecento. L'assessore, la signora Zappulla del Comune di Cividale, è la figura istituzionale che più di ogni altra ha gradito questa mostra, che si svolge nella chiesa preziosissima di Santa Maria dei Battuti all'interno della città di Cividale del Friuli. Assessore, una scelta importante per celebrare un quasi concittadino, dico quasi perché Guido Tavagnacco era di Moimacco. Buonasera a tutti, è una scelta che nasce dal desiderio di fare un regalo ai nostri cittadini. È vero, siamo nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, la sede espositiva delle mostre d'arte che si susseguono, come sapete, in tempi pre-Covid col ritmo di una al mese, e noi vogliamo riaprire la nostra attività con un grande artista, un artista di spessore, insieme al Comune di Moimacco, perché Guido Tavagnacco sì è ispirato alla città di Cividale, ma è di Moimacco, ed è insieme al Comune di Moimacco, grazie alla Fondazione De Claricini, che oggi abbiamo realizzato questa splendida mostra espositiva. Speriamo che i nostri cittadini l'apprezzano, sarà visitabile per tutto il mese di luglio ed è una mostra che ci restituisce il gusto di visitare la nostra città, i nostri siti culturali, e per questo ringraziamo, come ho detto, tutte le parti. Inoltre il progetto è condiviso con il Comune di Moimacco, sarà possibile negli stessi orari visitare anche la Pinacoteca dedicata all'artista. Il dottor Enrico Basaldella è il sindaco della città di Moimacco, città natale di Guido Tavagnacco, e la chiamo città non perché mi è sfuggito, ma perché la città di Tavagnacco ha una preziosa Pinacoteca anche. Vero, verissimo. Come ha ricordato effettivamente l'assessore poco fa, è una pinacoteca che conserva diverse opere del nostro illustre concittadino e che in questo periodo è effettivamente visitabile, anzi abbiamo anche pensato di organizzare delle visite guidate per far meglio apprezzare ai visitatori appunto queste opere. In occasione del suo compleanno, del suo centesimo compleanno, lo scorso 10 marzo, avevamo pensato ad un'iniziativa particolarmente originale che però purtroppo l'emergenza sanitaria ci ha impedito di realizzare. Contiamo di porre rimedio entro l'anno, sempre ovviamente con la speranza che l'emergenza ce lo consenta. Nel frattempo io sono assolutamente grato al Comune di Cividale e alla Fondazione De Claricini per questo progetto che coinvolge, come ricordato appunto, anche il Comune di Moimacco, questa bellissima mostra che onora l'arte del nostro Guido Tavagnacco in una maniera assolutamente congrua e opportuna. Le due tematiche fondamentali di Guido Tavagnacco sono il girasole e il paesaggio friulano. Lei condivide questa lettura, sindaco? Sì, sono le nostre campagne, quelle che io ho visto fin da bambino, quelle di Moimacco. I girasoli sono peraltro appunto un elemento non solo caratteristico della campagna, ma anche simbolico che ritroviamo nelle opere di Guido e che sicuramente ne sono un elemento caratterizzante. Il professor Oldino Cernoia è il presidente della Fondazione De Claricini Dornpacher, una villa del Seicento che raccoglie tutto questo contributo offerto da Liliana Tonero e dalla famiglia alla comunità friulana, alla comunità italiana, oserei dire. Professore, presidente, io credo che qui dentro ci sia veramente l'eccellenza della donazione Tavagnacco. Sì,
Al tempo dell'avvocato Picotti, la famiglia aveva donato alla Fondazione dei Claricini circa 120 quadri. Questi quadri ovviamente sono esposti nelle sale della Fondazione, della Villa, e abbiamo ritenuto che questi quadri potessero essere visti anche da una comunità molto più vasta, che è quella del comune di Moimacco e del comune di Cividale del Friuli, ma anche di altri comuni come quello di Udine, dove una parte della nostra collezione potesse essere visitata. Anticipo che Sutto probabilmente fra 15 giorni verrà a fare una rotazione di questi quadri, perché questi 50 quadri possono essere benissimo sostituiti da altri 50 quadri che in questo momento si trovano esposti presso la Villa dei Claricini in Torpacher. Una villa storica che è situata nella frazione di Bottenico nel comune di Moimacco e che con il comune di Cividale gestisce questo centro culturale. Io sono ben onorato di poter, come dire, essere presente a questa mostra, di poterla inaugurare anche in tempo di Covid, perché noi, Villa dei Claricini, le manifestazioni culturali le abbiamo iniziate già dal mese di maggio. Quindi andiamo avanti con coraggio, pur mantenendo tutte le nostre misure di sicurezza, però facendo vedere tutto il nostro patrimonio, che è quello pittorico, ma anche quello del compendio architettonico e storico. Ecco, approfitto anche, Presidente, per chiederle qualche notizia circa le attività culturali di questa estate in Villa Claricini. Ma abbiamo iniziato alla fine maggio applicando tutte le norme di sicurezza, con dei concerti, con delle presentazioni di libri, con delle conferenze, con cantine aperte, con ieri abbiamo avuto le visite alla villa, delle gite naturalistiche nella campagna di Moimacco, perché lì abbiamo la maggior parte delle nostre proprietà, circa 200 ettari di terreni dedicati all'agricoltura, di cui 150 cerealicoli e gli altri vitivinicoli. Noi siamo ovviamente presenti su questo territorio e credo che la villa rappresenti bene, no, quello che era la volontà della famiglia, quella di dare un volto culturale al nostro territorio. Grazie. Le immagini che stiamo vedendo quindi sono la raccolta delle opere più significative, comunque tra le opere più significative di Guido Tavagnacco. Siamo all'interno della chiesa di Santa Maria dei Battuti a Cividale del Friuli, questa mostra fino al mese di agosto, una mostra che merita veramente di essere visitata, perché Guido Tavagnacco qui dentro è presente con la sua, mi sia passato questo termine, con la sua anima. Cividale del Friuli e Villa dei Claricini, il comune di Moimacco, il comune di Cividale del Friuli, veramente una triangolarità di istituzioni che vogliono raccontare i 100 anni di Guido Tavagnacco, 1920-1990, qualche storta sillaba.